Ben ritrovati, benvenuti a un'altra delle nostre puntate sui maestri. Questa sera ho veramente il grande onore di parlare di un maestro che è stato estremamente vituperato, non riconosciuto, mai tenuto nella giusta considerazione e che invece per molte persone ha rappresentato veramente la pietra di volta, qualcuno che salva la vita. È stato così anche per me, ci metto la faccia e lo dico perché mi sono lasciata molto ispirare dal nostro maestro di stasera quando ho avuto l'esperienza del cancro. E per questo devo anche una grande gratitudine, un grande riconoscimento a Rocco Bruno, che è il nostro ospite di oggi, che è stato colui che mi ha fatto conoscere il dottor Hammer all'epoca, quando io cercavo una cura che fosse per me, che fosse su misura per me, perché credo che ciascuno debba curarsi come sente. Grazie Rocco intanto pubblicamente per questo dono e grazie per essere qui, che è un secondo grande dono, a parlare con noi di questo che noi consideriamo un maestro a tutti gli effetti e di cui adesso vi parliamo in questa scheda che ve lo presenta. Il dottor Richard Hammer è nato in Germania nel 1935. Medico e teologo, laureatosi all'Università di Tübingen, è stato a lungo primario di ginecologia, ma anche inventore di dispositivi tecnologici da applicare alla medicina e alla chirurgia. Sposatosi con una collega medico, ha avuto quattro figli, di cui uno 19enne, è stato ucciso per errore nel 1978 da un colpo di pistola sparato da Vittorio Emanuele durante una vacanza in barca all'isola di Cavallo, di fronte alle coste italiane. Dopo questa disgrazia, lo stesso Hammer si ammala di cancro a un testicolo e comprende che potrebbe esserci una correlazione fra la sua malattia e lo shock emozionale causato dalla morte tragica del figlio. Da quel momento comincia a cercare conferme alla propria intuizione e le trova attraverso l'indagine di centinaia di casi di malati oncologici. Ne deduce una teoria che considera la malattia come un processo sensato dell'organismo che non solo può essere previsto nelle sue diverse fasi, ma utilizzato addirittura per guarire spontaneamente attraverso la comprensione profonda del conflitto emozionale che l'ha generato. Tale teoria, che il dottor Hammer battezza nuova medicina germanica, si articola in cinque principali leggi biologiche, la cui conoscenza porterebbe il paziente a non sentirsi più vittima dei propri malanni, bensì primo artefice della propria guarigione, in collaborazione con il medico, la cui funzione, secondo Hammer, dovrebbe limitarsi a istruirlo sul suo straordinario potenziale di autoguarigione. A dispetto di migliaia di riscontri, la medicina di Hammer non ha mai ottenuto alcun riconoscimento accademico, né è mai stata confermata dalla medicina ufficiale. In compenso, egli ha subito per tutta la vita, durata fino agli 82 anni, persecuzioni di ogni genere, oltre a condanne, radiazione dall'albo dei medici, interdizione all'esercizio della professione, oltre a periodi di detenzione vera e propria, esilio forzato e diffamazione da parte dei media, che lo hanno accusato anche di antisemitismo. A dispetto di ciò, oggi sono sempre più numerose le persone che nel mondo si affidano alla teoria delle cinque leggi biologiche, considerando Hammer un pioniere e un eroe, e sperimentando sulla propria pelle l'efficacia delle sue teorie. Grazie al suo insegnamento, molti testimoni dichiarano di riuscire ad affrontare la malattia con maggiore consapevolezza e senso di responsabilità. Quindi un pioniere, veramente un pioniere della nuova medicina. Germanica o non germanica, a noi interessa poco. La verità è che abbiamo bisogno di persone che ci facciano pensare che quando ci ammaliamo non siamo soli e che possiamo anche scegliere. Il medico, io dico sempre, anche scherzando, è come il parrucchiere. Ti deve andare bene, deve essere il tuo personale. Quindi perché rifarsi soltanto a un modo di pensare, bisogna cercare un medico che ci ispiri. A me ha ispirato. E grazie Rocco di nuovo, benvenuto. E dimmi Grazie perché, come mai tu conosci Hammer e com'è stato il tuo incontro con lui e come mai hai fatto tanto per anche divulgare questo suo pensiero. a te. Beh, come un po' tutti quelli che incontrano i suoi studi, in realtà è iniziato a causa di un problema che è stato diagnosticato mio padre e quindi sull'onda di quello che era il suo decorso, tra l'altro per coincidenze, perché nello stesso periodo in cui
è stata fatta la diagnosi, un amico mi ha mandato, ma lui ignorava completamente quello che stava accadendo a mio padre, mi ha mandato un link a un file dove spiegava molto sinteticamente quello che erano stati i lavori di Hammer. Appena li ho letti ho capito che ci aveva preso. Cioè, per me è il Copernico, cioè è veramente sì. La medicina sottosopra, perché... Ha avuto una visione. Ha avuto una visione veramente... perché ti libera. Cioè, le sue scoperte liberano finalmente di secoli di occlusione nei confronti, e soprattutto ti toglie la paura da quello che ti sta accadendo. Perché... Esatto. E la paura, noi sappiamo che abbassa le difese immunitarie e quindi ci espone molto di più alle conseguenze di queste malattie, che comunque sono tremende. E tra l'altro non siamo qui a dire, io lo voglio sottolineare bene prima che ve la prendiate con noi, perché non stiamo facendo discorsi politici di nessun genere, noi stiamo facendo discorsi di libertà di scelta. Per cui non è che stiamo proponendo usate Hammer quando vi ammalate, no, stiamo dicendo c'è anche questa via, è giusto Rocco? Sì, anche perché bisogna inquadrare bene la scoperta, cioè dove la collochiamo. Esatto. Perché la scoperta interessante sono le 5 leggi biologiche, cioè quello che lui chiama le 5 leggi biologiche, che è di fatto un sistema di diagnostica. Tra l'altro, se la medicina ufficiale accogliesse le 5 leggi biologiche, diventerebbe ancora più puntuale nelle sue terapie. Certamente. Poi Hammer propone la medicina germanica e quindi il suo modello come curare, ma le leggi biologiche sono esclusivamente diagnostiche, cioè devi capire che cosa sta accadendo a livello, collega la psiche con il corpo, quindi e anche l'emotività, no? Perché percezione, traumi, emozione. Cioè, quello lui dice, il processo. A ogni tumore corrisponde un certo tipo o di trauma, comunque di irrisolto, insomma, che anche accade a livello psichico, emotivo, eccetera. Sì. Quindi andate a vedere le cause. In realtà, che cosa abbiamo... ci toglie, voglio dire, questo, andare a vedere, certo, le cause. Comprendiamo semplicemente di più da come mai, cioè non è che ci è arrivato addosso un ciclone, non è che siamo stati, come dire, indicati dal dito di Dio per, certo, morire, è che abbiamo in corso un processo logico che, sì, ci sta dicendo che c'è un malessere dentro di noi che è a monte della malattia, giusto? In realtà, capendo bene il funzionamento, per esempio, di una delle leggi biologiche, quella della bifase, la curva bifasica, capiamo che in realtà quando noi abbiamo una sintomatologia siamo già in fase di restituzione e di riparazione, quindi in realtà, certo, il conflitto è stato già risolto. Quindi quando ci ammaliamo, quello è il sintomo del fatto che noi in realtà stiamo già guarendo dalla causa profonda, certo, del male. Il tessuto è stato lavorato da uno stato che ha alterato il processo di della curva normale, normotonica, simpaticotonia, vagotonia, che tutti noi viviamo, per effetto del fatto che il nostro organismo si fasa con la luce, e quindi di giorno dobbiamo essere simpaticotonici, performanti, di notte scendiamo in una fase vagotonica perché il corpo deve riparare, riposa, e riposare, certo, e quindi ristrutturare tutti i suoi tessuti. Diciamo che ci riporta al fatto che siamo natura nella natura. Assolutamente. Né più né meno, cioè sono questo, leggi naturali queste qui, certo, non è che ha scoperto, cioè ha semplicemente rivelato qualche cosa che la natura opera da sempre. È rivoluzionario, io lo paragono veramente a un Copernico, perché dobbiamo ristrutturare proprio la parola malattia, cioè la stessa parola tumore, tumors, è l'edema, il rigonfiamento, non è una sorta di... è entità aliena che ci mangia da dentro, che è quello che un po' ormai è diventata la leggenda su questa parola, o anche la parola cancro, carcinoma. In realtà esistono già cliniche che cercano di ristrutturare il linguaggio e cominciare a dire, a chiamarlo in un altro modo. Capisci che se uno ti dice guarda che c'è il tessuto del polmone che sta crescendo, è ben diverso che da ti dicono dirti, hai un cancro, cancro per, ai, come dire, sì, certo, cioè, sta perché distruggendo. Comunque le parole, proprio perché abbiamo capito che è un processo che parte dalla percezione e poi ricade sul corpo della persona, è chiaro che le parole sono molto importanti perché andanno a modificare lo stato della persona. Tra l'altro non conclude mai il ciclo bifasico, perché nel momento in cui viene a
svilupparsi dentro questo timore per quello che è stata la diagnosi, è chiaro che si attiva un altro processo, chiaro, di nuovo. E noi continuiamo a recidivare per la paura di quello che ci può succedere. In realtà nell'essere umano non troviamo mai una curva bifasica piena, ma abbiamo un po' di scioglimenti, un po' di vagotonia, un po' si riattiva ancora, recidiva e va avanti così. I binari vanno ricercati tutti nei primi anni di infanzia, che è dove noi creiamo la struttura del nostro vissuto attraverso il quale poi interpreteremo tutte le circostanze della vita. Quindi è veramente necessaria una medicina particolare, come dicevi tu prima, cioè come il parrucchiere. Poi ad personam. Per forza, i protocolli non possono coesistere con questo tipo di ragionamento. Non possiamo essere curati tutti come se tutti fossimo nello stesso modo. Esatto, ma guarda, ha il suo lo stesso Veronesi prima della morte ha detto questa cosa qui al Senato, certo. Credo, parlando al Senato, ha detto non, eppure voglio dire Veronesi veniva dal mainstream della medicina, però tutto sommato a fine vita aveva capito che bisogna curare le persone perché ciascuno a parità di problema reagisce in modo diverso e quindi certo. È ovvio come di essere completi, non soltanto portatori di sintomi. Allora, io voglio dire però che anche chi sei tu è perché sei tu a essere qui e non ho chiamato qualcun altro come, che ne so, un medico, eccetera. Allora, Rocco Bruno è intanto un musicista, un ex insegnante anche di scuole alle superiori. Sì, professionali. In più vedo un esperto, un grande conferenziere che fa conferenze straordinarie da tanti anni. Io ti ho seguito anche quando non ti conoscevo e per me eri un mito perché è duro e puro, veramente. Eccoti qua, ti vedono in queste immagini. E scopro un conoscitore della tradizione dei nativi americani e dei druidi anche. Sì. Cioè, quindi, a parte che studi l'antropologia da così. Sì. A livello amatoriale, ma mica tanto amatoriale, perché comunque hai approfondito parecchio. Sì, soprattutto tutto quello che riguarda le tradizioni precristiane e cristiane, che hanno poca attinenza poi con quello che è stato lo sviluppo, diciamo, di questo movimento storico. E sì, sono anni che me ne occupo e ho avuto la possibilità di accedere anche a testi e tradizioni, scuole che esistono ancora, se vogliamo confraternite, ma pesiamo bene la parola, perché sennò creiamo sempre storie confusioni. Diventiamo subito massoni rosacrociani, ci appiccicano un sacco di etichette. In realtà ci sono dei bravissimi ricercatori che hanno ricostruito quei periodi, quelle epoche in una maniera. Vanno incontrati personalmente, la ragione per cui poi alla fine da questi viaggi in Francia, soprattutto nelle regioni, quella che viene definita dei Catari, l'Occitania, in realtà il vero nome è nella zona del Monsegur e tutto l'intorno, ho avuto poi l'opportunità di entrare anche in contatto, quindi mentre studiavo l'antropologia sono entrato in contatto con queste persone che sanno, odorano di quello che è la tradizione un po' più antica e quindi c'è modo di accedere anche ad altre conoscenze che sono più interessanti, sottili, perché, più sottili. Perché è dove muovono la parte un po' sopita di noi, perché a causa di tutte le influenze che riceviamo sin dai primi anni di infanzia veniamo un po' accomodati dentro una bolla e smettiamo di percepire il mondo, mentre in realtà la nostra vita si estende molto di più e la maggior parte delle persone non sono quello che credono di essere, però è difficile farglielo capire di qual è il comunque grande potenziale. Comunque sei seguitissimo sul web, sì. Ancora adesso che ti sei ritirato in campagna e stai realizzando una cosa che poi più tardi vedremo di che si tratta, però volevo parlare anche della tua illuminazione. In realtà la tua illuminazione è avvenuta quando tu hai visto Matrix. Sì. Il film Matrix è stato per te la chiave di volta di tutta la tua vita nuova, giusto? Sì, no, è stato un macello. È stato un macello perché i tempi... Raccontaci appunto. Sì, no, i tempi comunque lavoravo anch'io in televisione, mi occupavo, ero spesso a Roma, ero dietro ai programmi di Buona Domenica, Maurizio Costanzo. Nel periodo più o meno estivo vengo intercettato in Corso Vittorio Emanuele, una persona mi dà un volantino, c'era una conferenza, era un giovedì, lo ricordo molto bene, avevo accompagnato mia sorella a fare delle compre, parliamo del 1999. Eh sì, cioè, quindi, è già significativo. E, insomma, mi dà questo volantino,
e c'era una conferenza su Matrix il lunedì. E io dico, e che è sto film per farci addirittura una conferenza? E questo qua, insistente, aveva una presenza particolare, quindi aveva comunque catturato la mia attenzione. E insomma, alla fine, per tagliare corto, gli dico, guarda, facciamo così, lo vado a vedere, lunedì vengo alla conferenza e ti sputino un occhio se era una schifezza. Per dirti, ironia della sorte, proprio quando uno dice, no, al destino non manca il senso dell'umorismo. Vado a vedere questo film la domenica con un amico e si spalanca. Esci trasfigurato. Completamente, non parlavo più. Quando l'ho accompagnato a casa mi dice, guarda che non stai parlando da quando siamo usciti dal cinema, ma cos'è successo? E io lì in quella condizione di totale apertura, gli dico, ho capito tutto. Tutto. Devo smettere di suonare. Questo mi guarda e mi dice, che sei impazzito, cioè te che smetti di suonare, ho messo in piedi sassofonista, virtuoso, jazzista. Cioè mi ero abbastanza fatto da me, no? Come si suol dire, come abbiamo sentito dire anche nel passato. E quindi questo non ci poteva credere. Faccio sì, sì, no, io devo smettere di suonare perché la mia Matrix, la mia prigione per la mente, è la fissazione che io avevo per la musica e adesso devo smettere. Quindi ho piantato tutto lì e ho iniziato a cercare di capire, tra l'altro, quali erano le fonti alla quale potevano aver attinto gli autori di questo film. Poi nel tempo ho scoperto che in realtà i fratelli, allora fratelli Wachowski, non avevano preso una sceneggiatura già preconfezionata. Già che esisteva, e sì. C'era Sophia Stewart che di fatto ha tenuto anche una causa quasi 10 anni per farsi riconoscere che era stata lei l'autrice di tutto, e poi sull'onda di quello ci siamo anche scritti con Sofia e su questi piccoli, come pollicino veramente dietro alle briciole, sono stato dietro, ricostruito tutti i pezzi ai quali poteva aver attinto di fatto a questo punto Sofia Stewart, e quindi sono entrato proprio all'interno di quelle cose, cioè non le ho solo lette, ho cercato le fonti direttamente. Come fai tu di solito, esatto, e sei rigoroso. Comunque Rocco, cioè appunto da lì c'è una tua vita 1 e la tua vita 2, sei diventato, come dire, quello che sei oggi e stai pensando di trasferire questo mondo che Matrix ci è stato mostrato, un mondo alternativo, una realtà nella realtà, lo stai cercando di realizzare. E io ho un piccolo filmato, credo, se la regia mi aiuta a mandarlo in onda, che ci mostra qual è il tuo progetto. Perché questo programma si chiama I Maestri raccontano i maestri e tu stai portando avanti qualche cosa che adesso vedremo che ha molto a che fare anche con Hammer. Ma volevo intanto vedere se me lo mandano questo filmato. Zion Project. Un mondo senza frontiere né confini. Dove l'uomo e la donna trovano la piena manifestazione. Quando guardiamo questo mondo, questa società, questa civiltà, sentiamo un grande vuoto. È l'assenza più totale del valore e della conoscenza di che cos'è l'uomo. Cosa ci sto a fare questo mondo? Perché esisto? A cosa siamo destinati? È una sensazione che ci fa dire che ci deve essere di più di quello che crediamo e vediamo come apparente normalità. Nessuno sa veramente che cos'è. Di cosa si tratta? Nessuno è più veramente interessato a scoprirlo. Per capire che cos'è l'uomo, dobbiamo riportare al centro della civiltà lo sviluppo della sua coscienza. Lo stato alterato nel quale vivono le forme di vita umane impedisce in tutti i modi di prendere coscienza di questa semplice verità. L'uomo e la donna insieme completano il senso di specie umana, in una dimensione di collaborazione piena, di amore e mutualità. Il progetto Zion è il seme di una nuova umanità, dove i due generi trovano finalmente quella dimensione che permette a entrambi di manifestarsi nel pieno del loro essere e potere. Essi sono parte di un'unica intelligenza. L'uomo e la donna uniti insieme sono il progetto Zion.
La nostra evoluzione come specie umana non è ancora neanche iniziata. Restituire all'uomo la sua piena capacità sensoriale, oggi atrofizzata dalla troppa modernità, è uno degli obiettivi fondamentali del progetto Zion. Ed è la chiave per arrivare a questa evoluzione. Zion è un nuovo modello economico-sociale fondato sulla collaborazione e la solidarietà. Un modello che parla di tutela dell'ambiente, di efficienza energetica e sostenibilità economica, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone che vi abitano. La razionalizzazione dei consumi energetici, la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, la realizzazione di nuovi habitat dove realizzare, vivere e sentire profondamente la propria natura, nonché l'attivazione di nuove competenze tecnico-scientifiche, concorre a creare un ecosistema rurale efficiente ed integrato. È solo un assaggio questo, un assaggio di quello che tu vorresti fare, che hai già cominciato, insomma, ricreare un mondo nel mondo dove si possa vivere, come dire, secondo natura. Sì, secondo natura, ma anche un po' al di là della natura, cioè la natura quella che abbiamo dimenticato, secondo quella coscienza. Che va recuperato, secondo coscienza. La coscienza, il senso proprio, il progetto Zion lo diceva. La natura anche originaria. Sì, l'uomo e la donna sono il compimento del senso di specie, cioè noi ci troviamo in una civiltà che qualcuno definirebbe patriarcale, ma fondamentalmente con questo squilibrio dove la dinamica del dominatore dominato, cioè c'è una guerra tra i due generi che certo non che si comprendono. Alimentata ad hoc, alimentata certo, ad arte. Dividi e timpera, se dividi certo poi il nucleo fondamentale del senso di specie capisci che hai delle mezze unità, non hai più un essere senziente nel pieno, perché l'altra parte è comunque l'altra metà della tua intelligenza. Ah, sì. E quindi insieme comprendiamo la realtà e quindi riuscendo a collaborare si aiuta ognuno delle due parti a far crescere quella parte che è in embrione, no? Cioè la certo mia parte femminile, diciamo certo, accoglienza, sì, sì, la parte maschile ricettiva uguale con la parte attiva, cioè le fai dialogare, che di questi tempi in cui si parla di transumanesimo, di superamento dell'umano, eccetera, è soprattutto estremamente di superamento del genere, invece in realtà dovremmo ritornare. È perché certo, perché l'ermafrodito, che è un mito antico, è assolutamente meraviglioso, però deve accadere all'interno della persona, non necessariamente attraverso la sessualità, e quindi certo è stato completamente travisato, perché c'è, lasciamelo dire, Rocco, una grande ignoranza proprio su quelli che sono gli archetipi, i simboli. E c'è un'ignoranza su tutto, perché l'uomo non conosce se stesso. Questa è un'umanità che non si conosce, presume di conoscersi, ma la sua ignoranza è perché, tra l'altro, ignora proprio che cos'è, perché esiste, che cos'è questo luogo, che cos'è l'universo. Cioè queste domande vengono lasciate, tralasciate là fuori, e chi le pone viene ridicolizzato, perché di spirito non si mangia. Certo. Ma che vuol dire? Tutto questo, comunque, torneremo proprio a parlare di Amer, che è il nostro protagonista di oggi, il nostro maestro, perché appunto in una società del genere ci si deve curare anche con certo coscienza e secondo coscienza, e bisogna andare da chi la coscienza ce l'ha e da chi la applica. Abbiamo visto veramente il minimo storico di quello che è l'idea della medicina, che dovrebbe essere la più nobile delle arti, proprio un'arte e non una scienza, calpestata da questi nostri tristi tempi. Però dopo la pubblicità andiamo a vedere di nuovo come ci si cura veramente. Siamo ritornati con Rocco Bruno a parlare di Amer, del dottor Amer, che ci ha insegnato, è un maestro che ci ha insegnato un nuovo modo di pensare alla malattia,
come qualcosa di funzionale alla salute, non di contrario all'essere umano. Infatti Rocco mi diceva durante lo stacco pubblicitario che tu addirittura nella tua nuova dimensione, perché hai creato una dimensione nella dimensione, stai insegnando alle persone più che altro a diventare i propri medici. È così? Sì, ed è questo. Devono studiare tutti assolutamente le 5 leggi biologiche, innanzitutto perché partiamo da una base medica, ma poi ricordiamoci il lavoro anche più intrigante di Amer è quello legato alle costellazioni e ai comportamenti, e quindi iniziare a saper discernere quando un comportamento sono in ipnosi, perché la mia biologia è partito un programma di fisiologia speciale, quindi ho un comportamento ma non c'è la coscienza che sta intervenendo in quel momento, nella situazione, ma semmai è il mio passato che sta lavorando, e quindi anche conoscere bene, saper distinguere che delle volte confondiamo scelte come risposte assolutamente necessarie legate alle strategie di sopravvivenza dal una scelta invece cosciente, consapevole, dove questa la fisiologia è seguita da uno stato d'animo di presenza e non guidata da qualcosa che ci ha mosso da fuori in modo automatico. Quindi devono studiarle assolutamente. E lo stanno facendo, ovviamente. Quindi tu hai, come dire, delle persone che vivono lì, che stanno facendo comunità con te. Allora, lì abbiamo fatto... Stai creando una nuova umanità, diciamo, sì, no? La comunità è una comunità distribuita, perché siamo distribuiti nei borghi. Poi c'è questo luogo in particolare che è il centro di reclutamento, se vogliamo, di assorbimento delle persone, che è l'Accademia della Pietra. Questa è la vetrata che si vede, è proprio il progetto che bellissime queste case sviluppare. Che sono costruite sotto, quindi non sì, impattanti per l'ambiente, esatto. sotto quella sarà la sede. Adesso non è che non c'è la sede dell'Accademia della Pietra, è che è in un edificio rurale vecchio, ma l'idea è ristrutturarlo e farlo arrivare a questo risultato. E questa è la sede dell'Accademia della Pietra, dove svolgiamo tutte queste attività, compreso studiare tutto quello che è stato il lavoro di Amer. Benissimo. Andiamo a vedere adesso un pezzo del programma Piazza Pulita, che aveva fatto in relazione a un caso di morte di una ragazza che era stata curata, cioè si era curata secondo, quindi era un servizio denigratorio. Noi vi facciamo vedere solo lo spezzone che ha a che fare con Amer e poi parliamo di questi suoi aspetti controversi. Sì. Prego. Questo è il dottor Gerd Amer. È un medico tedesco, radiato dall'ordine del suo paese e condannato più volte per esercizio abusivo della professione. Amer ha elaborato una teoria alternativa che lui ha chiamato Nuova Medicina Germanica. Mio figlio venne ucciso in modo tragico. Io ero disperato e poco tempo dopo scoprii di avere un cancro. Capii che le cose erano collegate. Allora elaborai quella che chiamo la legge ferrea del cancro, la prima legge della mia nuova medicina germanica, che dice così: il cancro è causato da un trauma emotivo che ci coglie impreparati e che non sappiamo come risolvere. Per guarire bisogna risolvere il conflitto psichico, non devi curare la malattia. Solo gli ebrei si curano applicando le teorie della nuova medicina germanica e il 98% di loro sopravvive. I non ebrei non hanno il permesso di applicarle e così il 98% di loro muore. Usano la chemio, che non cura, anzi invece uccide, e difatti il 98% dei non ebrei muore. Come fanno a convincere le persone, questi medici, quelli che insegnano le teorie di Amer, cioè le cosiddette 5 leggi biologiche? Voglio capirlo, e così vado a un convegno a Bologna. È aperto a tutti. Capire rende libero. Le 5 leggi biologiche sono leggi, le ha create la natura. Incolpare Amer di essere un impostore o comunque il responsabile diretto della morte di certe persone sarebbe come incolpare Newton quando un aereo, ad esempio, precipita, perché Newton ha scoperto la forza di gravità. Ecco, ci sono due o tre cose che voglio affrontare con te che hanno a che fare con questo filmato. Allora, questo filmato era veramente, abbiamo tagliato perché non abbiamo noi qui il tempo di farlo vedere tutto, però insomma era contro Amer,
perché era morta una ragazza, uno dei tanti casi in cui, secondo loro, le persone si affidano alle cinque leggi biologiche, alla teoria della nuova medicina germanica e rifiutano le chemio, eccetera. Avete sentito che infatti diceva il dottor Hammer che chi fa la chemio muore di più, eccetera, eccetera. Ecco, è notizia recente che addirittura l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto che ha sostenuto pubblicamente che la chemioterapia è cancerogena. Io sono rimasta basita perché per tanti anni, poiché sono passata attraverso appunto questa malattia, avevo intuito, almeno avevo scelto di non fare la chemioterapia nel momento in cui mi ero ammalata io, però avevo capito una cosa, Rocco, avevo capito che in realtà noi dobbiamo fare quello che ci spaventa di meno, cioè a me spaventava più la chemioterapia del cancro. Ho visto però persone fidarsi della chemioterapia e guarire, ho visto persone fidarsi di Hammer e guarire, ho visto persone fidarsi del digiuno e guarire, ho visto persone fidarsi di Padre Pio e guarire. Quindi è quello di cui ci fidiamo, dove riponiamo la nostra fede e non tanto, e quindi la possibilità di scegliere secondo ciò che sentiamo. Sei d'accordo? È semplicissimo da spiegare utilizzando proprio le stesse parole che usa Hammer, perché la cosa alla quale ti affidi ti sposta di percezione. Nel momento in cui la tua percezione cambia, si innesca un processo di trasformazione e quindi c'è la guarigione, perché il concetto di guarigione, cioè il problema è questo: dobbiamo ristrutturare l'idea di malattia e guarigione. È un processo di restituzione. Chiaro che fa male, cioè se ho dolore, ho dolore, non è che se conosco le cinque leggi biologiche non ho più dolore. O mi passa, non mi viene tutto. Un edema o sono solo che più è. Cosciente di quello che mi sta succedendo. Non solo, e so anche come intervenire, perché per esempio perché posso prevedere quello che succederà, no? Anche il concetto, l'idea di cancerogeno è comunque artificiale, perché è proprio l'idea di cancro che non c'è. Quindi anche la chemioterapico cancerogeno non lo so, cioè nel senso, se ho bisogno di sgonfiare un edema ad una persona è un simpaticotinizzante, quindi questo, essendo un astringente, libera l'edema, quindi può andare bene anche quello, nelle dosi misurate, ragionate. Ripeto, tutto quello che sono, bisogna distinguere il rimedio dalla diagnostica. Le scoperte che ha fatto Hammer ci permettono di essere più puntuali nel fare diagnosi. La medicina che applicheremo dipenderà anche dalla creatività del medico, dalla capacità, cioè come era il medico di una volta. Anche dall'alleanza tra medico e paziente, che è una cosa che dobbiamo promuovere. Ci deve essere una forma, certo, di fiducia, altrimenti di fiducia totale, non puoi applicare dei protocolli. Però era non il scegliendolo a caso, scegliendolo secondo quello che ti risuona. Ma era come il medico di campagna che ti arrivava con la borsina e quando ci avevi, che ne so, la febbre, diceva: ma sono scappate le mucche ieri. Sì, come fai a saperlo? Qui c'è, intuitivamente si arriva a comprendere tutta questa cosa che viene fatta su Hammer. A parte che bisogna capire una cosa: le scoperte di Hammer ormai hanno quasi più di 20-30 anni, cioè siamo andati avanti. Ci sono ricercatori che le hanno sviluppate, hanno portato avanti il lavoro, cioè è stato uno spunto quello di Hammer. Per fortuna ci sono stati anche medici che l'hanno abbracciata. Tra l'altro cosa, lui era anche un teologo, lui era due lauree, medicina e teologia. A mio avviso, io il limite che trovo in Hammer, che ho sempre trovato in Hammer, è che forse l'aspetto spirituale, infatti nel mio caso per esempio ho fatto molto autoaiuto per il cancro dopo la mia guarigione, quindi ho cercato di aiutare altre persone che stavano attraversando quell'esperienza e ho dovuto integrare la parte più spirituale. A mio avviso Hammer non ha fatto in tempo, anche perché era così perseguitato, che non ha fatto in tempo, ma forse questo aspetto qui anche tu, voglio dire, so che ne tieni molto conto. Sì, certo, anche perché noi siamo corpo, mente e spirito, c'è poco da fare. Il problema è la domanda: se abbiamo smesso di domandarci che cosa siamo, perché esistiamo, che cosa facciamo a questo mondo, il nostro vettore, quindi l'attenzione, andrà solo sul problema della malattia. Voglio solo risolvere, datemi la pastiglia che mi farà guarire. E questa è una logica comunque di ignoranza, perché noi siamo...
esistiamo per delle ragioni che non contempliamo per tutto il ciclo della nostra esistenza, e sono queste, questa assenza di ascolto alle istanze del nostro essere che genera continuamente tutta una serie di situazioni e circostanze che ci porteranno anche a vivere momenti di difficoltà che potranno tradursi poi anche in quello che comunemente viene chiamata malattia, ma la persona è perché non c'è più quell'attenzione, e quindi mi rendo conto che diventa complicato anche far comprendere quello che è stato l'opera di questo uomo, perché ricade in un mondo dove, ripeto, sto male, dammi il rimedio, subito, certo, il rimedio, ma la medicina, anche perché ho paura, è certo, ovvio che è una malattia che fa tanta paura, quindi mette fretta alle persone, certo. Le persone, io mi ricordo, c'è proprio quest'idea che l'orizzonte ti si chiuda davanti, che tu sei a termine, anche tutto questo modo di pensare, il linguaggio, come hai detto tu giustamente prima, va tutto completamente sovvertito, perché fino a che trattiamo qualcosa come un nemico, sarà nostro nemico. Assolutamente. Nel momento in cui, come diceva Sun Tzu, ti allei, no, col nemico non è più, non ti fa più tanta paura. Ma io ho visto, voglio... nel percorso con mio padre è stato omicidiale, una cosa dopo, cioè, ma anche l'approssimazione con cui arrivati, sì, e certo, le affermazioni che sono state fatte, una persona che ha un'emorragia interna e mi dici che è metastasi, cioè, ma leggiamole bene queste analisi che facciamo. I medici a volte non si rendono conto, come diceva Montagnier, che nella diagnosi e nel modo di comunicarla c'è già il destino del paziente. Non c'è la delicatezza a volte, perché insomma già quando vanno a fare le autopsie molti medici chiamano materiale umano il corpo, certo, il cadavere, no? Materiale umano. Cioè proprio questa spersonalizzazione totale, questa mancanza di pietas. Nel vecchio modo di pensare, la medicina e il rimedio sono due cose distinte. Distinte. La medicina è la misura della salute, certo, quindi anche la capacità di una persona di tosse, raffreddore, tutto quello, però è ancora un torello. Quella è la misura della sua salute. È un altro conto il rimedio. Io però voglio affrontare con te anche gli aspetti controversi di Amer, perché appunto lui ha detto nel filmato, l'abbiamo sentito, sì, gli ebrei usano la mia medicina mentre agli altri non è consentito, sì, e lui ha più volte, io l'ho sentito anche in diverse interviste, effettivamente delle posizioni che possono essere così individuate come antisemite. Però tu mi dicevi anche al telefono, quando abbiamo parlato di questa puntata, bisogna distinguere tra il genio di Amer come medico e l'uomo Amer. Che... cioè, l'intuizione è totale. Chiunque volesse prendere in mano quello che è il suo lavoro non può che trovarci sapienza, non può che trovarci rivoluzione, una rivoluzione cognitiva senza precedenti. Poi la questione dell'uomo... bisognerà anche vedere, cioè, quali erano era i rapporti. Era molto arrabbiato lui, ma molto lui arrabbiato, gli hanno ammazzato un figlio. E Vittorio Emanuele di Savoia non è mai stato, non ha mai scontato quella pena, ma cioè perché non l'ha scontata noi veramente. Individuiamo certo col concetto, cioè, siccome sembra che non si può mai parlare di, cioè, se, la parola ebreo non si può utilizzare, solo che noi due adesso stiamo dicendo ebreo, siamo due antisemiti, sì, capisci? Cioè, direi di no, cioè, fra i miei più grandi amici ci sono ebrei. C'è una specie di alert, capisci? Cioè, le keyword, dove appena usi quella parola si attivano questi allarmi. Ma, questo è il grande pregiudizio che credo che anche Amer molti ebrei... aveva dei rapporti con il rabbino di Parigi, quindi le controversie, che sicuramente avranno degli sfondi personali di Amer, comunque sono controversie che riguardano lui e una parte di frequentazione che lo riguarda, e lui fa queste affermazioni. Ma sì, io ma poi dico, si dice, ma fai come il prete dice, non come il prete fa, voglio dire, dico, è ovvio che l'uomo può avere, è fallibile, però questo non toglie alla grandezza della sua visione, della sua illuminazione, che ci ha aperto un altro mondo, un'altra attitudine alla malattia, verso la malattia. Ma quello è la chiave per, cioè, capiamoci, comunque nel rimedio, non nella medicina, nel rimedio c'è un business che non finisce più. Più cioè, noi esatto, siamo nella regione con l'eccellenza della sanità lo so, privata, e quindi capisci che comunque queste scoperte mettono un po' in discussione tutto. Avrebbero dovuto presentarsi, sai come fa il presidente americano con i quattro microfoni, e dire
signori, scusate, ci siamo sbagliati, per 20-30 anni eravamo convinti che esistevano queste cose, in realtà sono processi del corpo, sono tessuti che crescono e riducono a seconda della fase in cui si trovano, e quindi dobbiamo rivedere un po' tutto. Ci scusiamo per tutti i morti che abbiamo fatto per aver sbagliato le terapie, che è la causa principale di morte al mondo, quella dell'errata terapia, quindi cioè, vanno anche tenute conto altro che, questi aspetti. Altro che. E però non si può fare, perché comunque si entra... Sì, dei tabù che non finiscono e quindi mai. È facile trovare il capro espiatorio su, su Hammer, che parla di, degli ebrei, certo, che si curano, hanno trovato il dicendo. Modo di infangarlo e di vanificare, no? Di, almeno di far passare per idolatrie, quello che certo. Invece è stata una lunga ricerca, probabilmente dettata anche appunto dalla disperazione per la morte del figlio, eccetera, però da quello è nato, come sempre, no? Da una disgrazia nasce poi una grazia molto spesso. Ma poi dobbiamo anche capire, ripeto, come dicevo prima, che dall'intuizione di Hammer, cioè abbiamo lavorato per 20-30 anni su quelle intuizioni e adesso esistono dei casi, cioè, perché poi è così che si fa la ricerca sui casi, cioè abbiamo ricercatori qui che hanno casistiche di migliaia di persone che sono state in qualche modo curate, passami la parola, perché poi non è un curare è mi prendo cura di quello che ti sta accadendo, quindi sì. In posizione d'aiuto hanno diversi casi risolti e su questa casistica si è potuta costruire una nuova diagnostica che è ancora ulteriormente superiore a quella che inizialmente aveva intuito Hammer. Tutto, cioè Hammer aveva un vantaggio, che erano le TAC, e quindi attraverso quelle TAC lui riusciva a vedere quei quattro tagli dove erano le attivazioni del programma di fisiologia a livello proprio del cervello. Del cervello, sì. Pensa un po', la Siemens ha ritirato tutte le macchine, ha chiamato queste cose artefatti e le hanno photoshoppate. Ormai non si può più fare diagnostiche in quel modo. E quindi si dice di noi che siamo complottisti, ma si dice anche che a pensare male si fa male, però normalmente ci si piglia. No? Tieni conto però anche questo, come tutte le cose, no, che sembrano apparentemente degli svantaggi, è diventato un vantaggio, perché ha costretto i ricercatori, gli studiosi di 5 leggi biologiche a trovare sistemi alternativi per riuscire a essere nuovamente puntuali nella diagnosi, come se avessero davanti delle TAC. Comunque io sono fiduciosa, Rocco, nonostante i tempi sono fiduciosa che prima o poi questo, veramente questo bacino di informazioni preziosissime, prima o poi insomma sì, uscirà allo scoperto anni, e sarà a disposizione di tutti e sarà accettato come Copernico. Senti, c'è una domanda che faccio sempre ai miei ospiti. Se tu avessi davanti a te adesso Hammer, visto che nel frattempo sono passati sì. 20-22 anni, che cosa gli chiederesti? Io se lo posso abbracciare. Perché dici questo, Rocco? Perché... Per gratitudine? Sì. Il tuo papà poi, cioè, quindi praticamente tu hai dovuto rinunciare in qualche modo al tuo papà e poi dopo hai capito come funzionava. No, in realtà invece... io lo conoscevo in corso d'opera, perché tra l'altro durante. Attraverso la sua malattia ho studiato. E il problema è che lui poi giustamente doveva fare quello che riteneva opportuno per sé. E quindi, come capita di solito, anzi, cioè, voglio dire, ha resistito, in 7 anni sono riusciti poi a farlo fuori. E dico proprio, sono riusciti a farlo fuori. No, no, ma perché è così. Ma cioè, sai, purtroppo è così. Io cioè, devo, anche un po' per il mio ruolo qui, perché ci guardano in tanti, no? Quindi non dobbiamo dare, non, dobbiamo stare attenti a quello che diciamo, però voglio spezzare anche una lancia a favore dei medici, di molti medici di buona volontà che sono, non sono liberi di disertare, come dire, i protocolli, perché ci sono i contenziosi, cioè vengono denunciati, quindi i protocolli in qualche modo li proteggono. Ma mi sono trovata tante volte davanti a medici che veramente nella disperazione, cioè ti informano fuori onda, come dire, no? Quindi non tutti i medici sono uguali, ci sono medici che veramente entrano in risonanza e che veramente ci deve essere, come Hammer ci ha insegnato, una responsabilizzazione della persona. È nostra responsabilità.
È ovvio che tuo papà, come il mio, come mio fratello, che hanno perso la vita in tempi in cui queste cose non si sapevano, non potevano neanche, non avevano neanche gli strumenti per arrivare. Oggi siamo in grado di informarli e quindi apriamo il ventaglio delle possibilità, però la gente deve veramente responsabilizzarsi, perché anche in fase vaccino abbiamo visto un'assenza totale di senso critico. Nessuno si è chiesto: ma va davvero bene per me o è una cosa che deve valere necessariamente per tutti, eccetera. E lo dico fuori di polemica, ti dico, perché io guardo e parlo a un pubblico largo, quindi a chi è pro, a chi è contro. Però a mio avviso l'intelligenza deve arrivare a semplicemente mettere in dubbio le nostre certezze e dire: ma aspetta, ci sono altre vie? E poi la responsabilità della mia salute è mia prima che del medico. Certo. Sei d'accordo, Rocco? Sì. Abbiamo 4 minuti. No, guarda, cioè, il fatto che dico l'hanno fatto fuori, mi riferisco proprio all'impianto, cioè non c'era niente di personale, al sistema, con nessun medico. Certo, cioè, al sistema. È il sistema del protocollo che fa sì che alla fine, cioè, io figurati, cioè, i medici che incontravo, comunque c'era il tentativo veramente di volerlo aiutare. Il problema è che con questa idea che deve essere guarita la persona, no? Questo ostinarsi, ma guarda che questo problema ce l'abbiamo anche in chi pratica le 5 leggi biologiche e quindi crea anche confusione e crea quel tipo di discredito poi su chi applica e pratica le 5 leggi biologiche, perché si è lavorato in modo molto approssimativo. Quando Amer ha lasciato il suo lavoro, in tanti hanno preso dei pezzi. Il problema è che poi finiscono tutti dentro quel calderone di fallimenti, quando in realtà è perché c'è la fissazione, per esempio, tipica dell'operatore 5 leggi biologiche, oppure l'ammeriano con le 2 M invece che una, è quella: no, devi risolvere il conflitto, se no muori. Mm. E questa è un'ignoranza stessa, non è così che funziona, insita nell'ambito stesso, perché in realtà se hai il sintomo, uno scioglimento è avvenuto e quindi la persona sta già guarendo, sta già comunque nella fase ristrutturando, cioè, il suo organismo, perché il tessuto è stato lavorato da un'attivazione. Volevo dire ai nostri spettatori che tu hai scritto un paio di libri, adesso se la regia ce li mostra, perché mi piacerebbe che ti conoscessero, non solo che conoscessero Amer e i suoi i libri su di lui. Io raccomando fortissimamente, per esempio, La malattia è un'altra cosa, che è un librino piccolo di Amer, però anche tu hai scritto dei libri molto interessanti. Ci puoi parlare di questo? Essere reali è il mio prontuario. Cioè, in realtà io non ho mai avuto in testa di scrivere dei libri, scrivevo appunti che mi riguardavano. Nel tempo si capiva che potevano essere dei libri da mettere a disposizione anche altri, quindi questo fondamentalmente questo è stato il prontuario. Tuo secondo, giusto? Questo primo è stato era il mio secondo. Uscire da Matrix, uscire sì. da Matrix, appunto, quest'idea, insomma, se avete visto il film, e credo che l'abbiate visto, sapete cosa intendiamo per Matrix, da quella forma pensiero che ci omologa tutti. E quindi... Sì, no, il libro è in realtà anche questo, appunti, cioè nel senso che mano a mano che raggiungevo le fonti, per ogni capitolo, cioè delle scene, io mettevo gli appunti. Poi, chiaro, è stato rivisitato, rielaborato, ricorretto, però alla fine poi è risultato un libro, ma successivamente dopo il lavoro. E questo è sicuramente un testo che apre molto su quello che è il film. È come un testo... smettere di condurre una vita da schiavo e iniziare a vivere senza condizionamenti. Direi che questo è proprio il messaggio che sta alla base anche del nostro maestro di oggi. Insomma. Sì. Sì, limitato, sarebbe stato più corretto scrivere limitato più che da schiavo, ma limitato non si capiva. Però tu sei molto macio, no? Tu hai un insegnamento maschile che manca tragicamente la forza maschile sana, però, quella non prevaricante, però, insomma, bella salda, bella piantata. Beh, trasciando, ecco, io diciamolo. Apprezzo questa cosa non solo perché sono una tua amica, ma anche perché è un modo di comunicare molto convincente, che no, l'uomo è fatto anche per rassicurare, no? Noi donne, insomma, abbiamo, per esempio, di solito partecipiamo da sole a certe conferenze, a certe cose, invece trovare qualcuno che, insomma, è dall'altra parte, però è sensibile a questi argomenti, fa molto piacere. E tu sicuramente sei una delle persone più sensibili. Ti ringrazio tantissimo di essere stato con me, come al solito e con noi.
Come al solito mi manca sempre il tempo per godervi un po' di più, però abbiamo un'oretta e dobbiamo ringraziare di questo. Certo. Grazie Rocco, veramente. Grazie a te. E a presto. A presto. Ciao a tutti.